Grazie. Aurora Lussana, che idea si è fatta? Che il vostro eccellente servizio riportava un piccolo errore. Renzi non ha l'interim di due ministeri, ha l'interim della democrazia, perché 13 mesi fa a Palazzo Chigi ci è arrivato senza un avallo popolare, senza il voto dei cittadini italiani. E da quel giorno, Renzi si è sentito autorizzato a fare ciò che voleva e ha introdotto che cosa? Il relativismo renziano. Per cui un principio a casa mia è valido se è valido sempre. È inutile citare Montesquieu sulla tripartizione, potere legislativo, potere giudiziario, quando per i suoi amici, chiamiamola pure la politica del sofà, il suo circolo, inner circle, cioè quelli che frequenta lui, li tutela, gli altri sacrifichiamoli pure sul, chiamiamolo così, l'altare del renzismo, e li sacrifica volentieri. Il ragazzo comunque è fortunato, e a Palazzo Chigi magari ci rimarrà ancora un po', visto che la minoranza interna baia ma non morde, presa da crisi mistiche. Ma il centrodestra del Parlamento probabilmente no, a baia non morde. No, il centrodestra, se non ci fosse Salvini, non sappiamo neanche se c'è, e in parte comunque grazie anche alla Meloni che in qualche modo l'opposizione lo fa, e quindi tenetevi Renzi, relativismo renziano, è stata gentile, riconosciamo Fratelli d'Italia, una dura opposizione, la Lega la fa dal 2011, dal governo Monti, quello che aveva fatto la legge Severino, vi ricordate? Perché in questo paese una legge contro la corruzione c'è, si chiama Severino, voluta dalla sinistra, dai grandi tecnici, peccato che è stato un fallimento. Perché è subiudice, perché non funziona, non è stata attuata nella prima parte sulla prevenzione, e quindi oggi la dimostrazione è che con la Severino che non funziona, la priorità cosa è andata? Il decreto sulle banche popolari. Questa è la priorità del relativismo. Confusione. Sì, però, confusione però. Allora, sulle banche, sulle banche c'è la ora torniamo a voi. Parleremo di tutto.